Ciao bambini! Che paura! Che tuoni! Che pioggia! Che lampi! Speriamo che questa giornata passi in fretta! Benvenuti a una nuova puntata di Nonno, raccontami la Bibbia! Mamma mia, che paura! E voi bambini, avete paura della pioggia e dei tuoni? Io un po'. Se continua così, rischiamo di annegare tutti. Ma ora che ci penso, c'è stato nel mondo un momento in cui arrivò una forte pioggia e tutti gli abitanti e gli animali della terra annegarono. Si salvarono solo delle persone. Con il salvagente? No! Con la ciambella gonfiabile? No! Ma per saperne di più su questa storia, scopriamolo leggendo la Bibbia. La terra era piena di persone, ma avevano peccato così tanto che Dio era pentito di averli creati. Così Dio decise di mandare un diluvio per spazzare via ogni persona della terra. C'era un uomo di nome Noè, che non era come gli altri. Noè amava Dio e gli obbediva. Così Dio decise di risparmiare Noè e la sua famiglia dal diluvio. Dio avvertì Noè del diluvio. Gli disse di costruire una grandissima barca con un tetto basso, tre ponti, una finestra e una porta. Noè fu obbediente e la costruì. Dio disse a Noè di radunare una coppia di ogni tipo di animale, un maschio e una femmina. Quindi Noè, con la sua famiglia e gli animali, entrarono nella barca e Dio chiuse la porta. La pioggia venne giù per 40 giorni e 40 notti. L'acqua cadde dal cielo e straripò dagli oceani e dai laghi. Persino le montagne più alte scomparvero sotto il diluvio. Nel frattempo, Noè, la sua famiglia e tutti gli animali erano al sicuro nella barca che galleggiava sulle acque del diluvio. Dio non si era dimenticato di Noè, neppure per un istante. Dio fece soffiare un vento, le acque calarono e la barca si arenò sul monte Ararat. Noè fece volare via una colomba e quando essa non tornò più, lui seppe di essere al sicuro. Quando la terra fu asciutta, Dio disse a Noè, alla sua famiglia e a tutti gli animali di uscire fuori dalla barca. Creò un arcobaleno nel cielo come promessa che non avrebbe mai più mandato il diluvio sulla terra. Hey!
Conoscevate la storia di Noè del diluvio? Sicuramente sì, ma riascoltarla è sempre utile perché ci dà un importante insegnamento, l'ubbidienza. Come si salvò Noè, la sua famiglia e tutti gli animali? Non con il salvagente, non con la ciambella gonfiabile, ma obbedendo a Dio. E quindi Noè costruì con le sue mani una grande barca, con le indicazioni che Dio gli diede. L'arca di Noè. Come abbiamo visto, il Signore era molto dispiaciuto e anche arrabbiato, perché in quel periodo la gente era cattiva, non amava Dio. Così Dio avvisò Noè di questa forte pioggia e di parlare a tutto il popolo per diventare buoni, ma nessuno gli diede ascolto, solo Noè rimase fedele e obbediente a Dio. E come dice il verso che si trova nel libro della Bibbia chiamato Genesi al capitolo 8, il verso 1, Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. Ripetiamolo insieme, bambini. Dio si ricordò di Noè, di tutti gli animali e di tutto il bestiame che era con lui nell'arca. Genesi capitolo 8, versetto 1. Noè ubbidì a Dio e il Signore lo salvò insieme alla sua famiglia. Sì, bambini, ubbidire a Dio è l'insegnamento di oggi. Io, Tony, la mamma, il papà e tutti voi bambini dobbiamo obbedire alla parola di Dio, che come diciamo in ogni puntata è la voce di Dio. L'impegno che insieme prenderemo oggi è quello di obbedire a Dio e ai suoi insegnamenti. Siete d'accordo, bambini? Mamma mia, che spavento! Ops, ho dimenticato i vestiti stesi fuori. Tony! Tony! Vieni qui, aiutami a raccogliere i vestiti prima che si bagnano. Bambini, devo scappare, ma vi do appuntamento alla prossima puntata di Nonno, raccontami la Bibbia. Ciao! Se questo video ti è piaciuto, continua a seguire il canale YouTube e la pagina Facebook Tony's Puppets. Ciao!